Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico di P2200. Siamo qui oggi su Minecraft per PS4 con Krabby finalmente. Allora ragazzi, prima di tutto volevo chiedere un attimo scusa a un mio amico che ieri dovevo fare una cosa, ma purtroppo perché mi è esplosa la connessione mi sono venuti a lavorarci sopra. Non riuscivo a farlo, quindi svideo, scusami, ti ho anche scritto un messaggio. Ma tu l'hai capito. E intanto siamo qui in un mondo completamente survival. Infatti ho appena sbloccato un achievement. E ragazzi, oggi sarà un video particolare, anche molto movimentato, in quanto dovrò fare spesso avanti e indietro da una postazione all'altra, perché sto tenendo su un ragù. Più o meno ogni 3 minuti dovrò andare di là, dare una girata, se no mi si attacca. Anche meno, facciamo ogni minutino. Allora Krabby, questa qua comunque ragazzi è la nostra casa che abbiamo fatta io e ieri. Krabby, ci abbiamo messo su un'oretta più o meno a farla. È completamente nuova, nuovo format rispetto a quella nuova, quella vecchia della precedente versione. E ve la facciamo vedere un attimo nel dettaglio. Sopra dobbiamo ancora costruire delle scalinate per andare a dormire, perché per ora stiamo tutto al piano terra. Al piano terra ci abbiamo di tutto, ci abbiamo le fornaci, le crafting. Qua sopra diciamo la nostra zona degli arcieri, dove ci difendiamo dagli attacchi mob, dagli attacchi dei mob che abbiamo progettato gli Krabby. Intanto si sta facendo notte e comunque sono già a un buon livello, sono a livello 15. E questa qua ragazzi sarà anche una guida ai trofei, tipo quello che ho fatto prima con questo latte di maiale. Ragazzi, una minchiata da fare, basta che per uccidete un maiale lo cucinate, lo mangiate e avete sbloccato la kim. Poi ci sono achievement più complicate, come quella di guarire un villager zombie, che Krabby ha scoperto ieri come si fa. E intanto Krabby, io direi di momentaneamente di andare a dormire, perché sennò il video mi viene troppo scuro, e vado a girare momentaneamente il ragù. Quindi ragazzi, scusate, ci metto poco. Ok ragazzi, sono tornato. Il ragù è a cottura ottimale, però devo stare su ancora tanto, quindi non è proprio ottimale, ma continua. Intanto che era andato a prendere un cavallo, quel deficiente. Ma ti ha dato l'obiettivo? Ti serve una cella, ignorante. Intanto abbiamo anche trovato una miniera. Non è il mio mondo quello vecchio ragazzi, è un nuovo mondo, è il mondo di Krabby, che c'ha anche la connessione migliore della mia, quindi lag uguale 0. E quindi spero che tutto vi piaccia, spero che la nuova versione, spero che il ritorno di Krabby, che tanto so che molti di voi lo aspettavano da parecchio tempo, venga ben apprezzato. Intanto in questa puntata vi faccio anche gli auguri di Natale, perché siamo alla vigilia, quindi ragazzi auguri di buon Natale a tutti. Auguri di buon Natale a tutti, perché purtroppo né domani né dopo ci sarà, perché vabbè, domani è Natale, dopo domani è Santo Stefano, quindi scusate un secondo. Ok ragazzi, scusate, ci sono. Ok ragazzi, scusate, ci sono, eh. Ecco, ogni tanto ve l'ho detto che avrei dovuto correre. E vi stavo dicendo, il mondo è completamente nuovo. Vi faccio gli auguri a tutti. Domani purtroppo non ci sarò, perché Santo Stefano, cioè domani è Natale, dopo domani è Santo Stefano, quindi sono dei miei parenti. E quindi ragazzi, ci dispiace. Intanto spero che l'episodio qua vi piaccia, no? Tanto lo sappiamo, questo qua è un episodio un po' arrangiato,
un po' arrangiato, sì, come al solito, che cioè che le nostre cose sono sempre arrangiate. Intanto recuperiamo anche queste canne da zucchero che ci serviranno più avanti per fare la torta. Beh, oggi ragazzi, cosa fare? Carabin l'ho perso, mi sa che sarà andato in miniera. Ok, vabbè, questo qua è già andato a cercare di catturare un cavallo. E sottoscritto sono stop cacciandoci del cibo, anche se non abbiamo bisogno più di tanto. E abbiamo la diversità di due biomi, abbiamo qua vicino due biomi diversi. Questo qua è, diciamo, il bioma della pianura, quindi qua spawneranno un sacco di cavalli. Poi in parte abbiamo un bioma della foresta, cioè in realtà abbiamo tre biomi, perché abbiamo quella della foresta secolare quasi, che ci assomiglia vagamente. Tanto sto pollo, se riesco a ucciderlo, sarei felice. Ok, l'ho ammazzato finalmente. E abbiamo qua quella foresta secolare, poi qua abbiamo anche quella della giungla, quindi ragazzi si potranno fare un po' di esplorazione un po' dappertutto. Intanto durante la notte, ragazzi, di ieri abbiamo notato che ci arrivano parecchi zombie villici, quindi se arrivano gli zombie villici vuol dire che nelle vicinanze c'è uno zombie, c'è un villaggio. Cosa c'è, Krabby, dove sei? Io ti ho perso, non mi dici niente. Ma perché sei in miniera? Che non ho tempo. Ma se vedi che c'è, cosa ti ho detto? No, guarda che non ho tempo per fare tante cose, questo qua va in miniera. Che voglia di prenderti a pugni. Dov'è che sei? Ma perché sei? Che voglio di picchiarti. Almeno fatti vedere dove sei, fammi vedere dove la miniera, almeno posso. Zucche! Aia. Io sono andato. Bigolo, sono andato a prendere le zucche che ci serviranno. Tanti, abbiamo un bordello di biomi. Ecco, vabbè, ho rotto la spada, non me ne frega niente. Scusate ancora un secondo! Ok ragazzi, ci sono. Tanto di là dove sto facendo il ragù c'è giù un macello, ma non è quello il problema. Sì, diciamo, vediamo che forse raggiungiamo i 10 minuti, speriamo. Perché volere potere, Krabby, giusto? Allora, intanto io, Krabby, ti dico che ho trovato dalle 4 alle 5 zucche, se non di più. Adesso ti faccio sapere con maggior precisione. Ne ho raccolte 4. Sì, ma oltre a farci la torta di zucche potremmo farci un orto. Piantiamo le zucche e ce le teniamo con i semi, che però sono rari, quei semi di merda. No, scherzavo, basta mettere la zucca nella crafting e ci facciamo una piantagione. E poi possiamo fare anche i golem. Sì, quella lì si fanno con le verrucche del Nether. Quindi le vado a depositare nella cesta del cibo. Non... Intanto c'è uno zombie. Intanto qua c'è uno zombie che va a fuoco. Mi ha dato fuoco anche a me, quella merda. Ma chi se ne frega del tuo cavallo? Intanto ragazzi, vado a mettere giù le zucche nella cesta del cibo, perché potremmo farci una torta di zucche, oppure ce le potremmo coltivare per fare golem. Intanto ragazzi, no, siamo a 9 minuti, intanto vado ancora a girare il sugo, sennò esplode. Ve l'avevo detto che oggi questo episodio qua, ragazzi, sarebbe stato di corsa, ma
Non ci posso fare niente. Ok, scusate. Ok, Krabby, lei è a fare in Google. E io quasi quasi mi faccio un altro pezzo di armatura. Vediamo cos'ho. Sì, mi faccio i piedi. Gambali. No, cavalli o stivali? Stivali. Tre ferri oppure vai a prendere la cleca e facciamo il secchio di ceramica. La cuoci? Sì, quella è la nuova versione. Intanto ragazzi, l'episodio qua è un po' così, un po' fatto così, ma comunque vi siete divertiti a rivedere Krabby, che intanto adesso andiamo dal colpetto. Perché lui mi ha piccato inizio video, quindi... Vieni qua! Vieni qua! Allora ragazzi, termino qui il video per oggi. Se il video di oggi ragazzi vi è piaciuto, votate, commentate, ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao Krabby e soprattutto buone feste a tutti. Ciao a tutti!